Ascolta la mia preghiera. Distanziamento interpersonale e mascherine al volto è stata celebrata con tutte le norme del caso la solenne messa del Crisma, rito che solitamente si svolge nella mattinata del Giovedì Santo e che quest'anno non era stato possibile officiare a causa del coronavirus. Alla vigilia della Pentecoste la cattedrale di Belluno ha quindi ospitato la liturgia della benedizione degli oli sacri. Una celebrazione particolare in un tempo particolare, ai banchi alcuni fedeli interpreti delle varie convergenze foraniali, oltre a una rappresentanza di parroci da tutta la diocesi che hanno rinnovato, come da tradizione in questa occasione, le promesse sacerdotali. All'omelia non potevano mancare riferimenti all'attuale situazione di crisi. Il vescovo Don Renato ha portato alcune testimonianze di forza e impegno verso i più deboli provenienti dal nostro territorio. Mi sento interpellato come persona e come comunità. Sono e dovremmo tentare di essere quella piccola con la luce che tiene viva la speranza, che combatte la disperazione. È il momento in cui possiamo dire a Dio: sì, ci posso provare e mostrare che quello che faccio viene dalla vicinanza che cerco con te. Quindi la benedizione dell'olio dei catecumeni e degli infermi, oltre alla consacrazione del Sacro Crisma, a simboleggiare, ha ricordato il Vescovo, l'azione guaritrice e consacrante dello Spirito promesso e donato da Gesù. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione.